Così Gemma oramai la conosciamo tutti, è un animale tranquillo che convive con noi da circa 25 anni, quindi come si può dire, è di casa, qui a Scanno è di casa. Adesso quindi anche l'orsa Gemma, altro simbolo dell'Abruzzo, fa parlare di sé. 27 anni, madre di Amarena, l'orsa uccisa giovedì sera a San Benedetto dei Marsi. Gemma qui a Scanno 2 notti fa. È uscita da questo vicolo, è arrivata qui, l'abbiamo lasciato leggermente aperta questa porta. E lei si è trovata qui in questo punto dove noi avevamo depositato due piccole torte e che lei chiaramente si è gustata con molto, sicuramente con molto piacere. E poi io arrivando da questa parte invece, perché da quella parte abbiamo tutto il retro e l'altra cucina, mi sono messo a pochi metri per controllarla, vederla che cosa faceva. Ma è stata tranquilla, io poi con un semplice gesto rumoroso ho cercato di farlo uscire ed è uscita tranquillamente senza crearci il minimo problema. Quindi lei non ha avuto alcuna paura? Poi Assolutamente no. l'orsa Gemma, ben satolla, si è riposata nel giardino di questa villa. Ad una trentina di chilometri da qui invece la tragedia. Amarena freddata con un colpo di fucile e i suoi due cuccioli dispersi da giovedì sera. Un maschio e una femmina disorientati, oramai non più uniti, ma sin qui imprendibili, comunque vivi. E tra un'ora task force di nuovo operativa alla ricerca dei due orsetti orfani di Amarena.